Perché ci si innamora della persona sbagliata? Ora, una volta può capitare, uno dice, beh, mi sono innamorato della persona sbagliata con Mario Rossi o con Anna Verdi, è andata male, ma è meglio. Invece ci sono persone che spesso si innamorano sempre della persona sbagliata. Ma in realtà poi chi è questa persona sbagliata? Beh, una persona sbagliata è una persona che nell'ambito della relazione non ci dà felicità, non ci dà piacere, ma c'è sempre un tormento. Insomma, la persona sbagliata è quella che ci fa vivere le pene d'amore. E ora, il motivo di fondo per cui ci si innamora della persona sbagliata, perlomeno chi si innamora della persona sbagliata, è questo: sono le pene d'amore che fanno innamorare in molti casi. Perché le pene d'amore rappresentano un nutrimento emotivo, un forte nutrimento emotivo. E come noto, la nostra parte emotiva non distingue tra bene e male, non distingue tra piacere e sofferenza. Per la nostra parte emotiva va bene tanto il piacere quanto la sofferenza. Tanto vivere una relazione sentimentale che ci rende felici, tanto una che ci dà tormento, perché e sono sempre emozioni. E quindi, anzi, spesso andiamo proprio a ricercarci situazioni tormentate, perché la nostra parte emotiva è come una barchetta che vuole sempre navigare sul mare in tempesta. E quindi tutti i bravi ragazzi, tutte le brave ragazze, non ce ne innamoriamo. E andiamo a fare una specie di selezione per cui andiamo a individuare quello che invece ci potrà far vivere tormenti, pene d'amore, di quello andremo a innamorarci. Ecco, come superare questa situazione? Per superare questa situazione è necessario imparare a nutrire la nostra sfera emotiva, in modo tale da non avere dentro di noi una parte affamata di emozioni, perché se una parte affamata di emozioni andrà a cercarsene da sola le modalità, le situazioni per poter vivere emozioni. E non è detto che queste situazioni piacciono alla nostra sfera logica con la quale ci identifichiamo, per cui ogni giorno dobbiamo somministrarci delle emozioni, avere uno stile di vita tale per cui, come ogni giorno ci laviamo i denti, ogni giorno ci nutriamo di cibo, ogni giorno diamo stimoli cognitivi alla nostra mente, dobbiamo anche dare stimoli emotivi, perché altrimenti, se non facciamo questo, la nostra parte emotiva se li prenderà autonomamente. E il modo migliore per prenderseli, qual è? Farci innamorare di chi ci fa soffrire. Perché l'area sentimentale è un'area vasta dove è facile vivere tormenti. Quindi conosci la tua parte emotiva, soddisfa le sue esigenze e vedrai che smetterai di innamorarti della persona sbagliata. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ti invito a seguirmi sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao a tutti!